L'elemento da estrarre è un ottavo inferiore di sinistra, il quale si presenta nell'angolo mandibolare in posizione orizzontale, che comprime la parete distale del settimo. Si vede già che sulla parete del settimo sono presenti delle lesioni, delle iniziali lesioni tipo cariogeno. Anche la corona dell'ottavo al centro presenta una lesione cariogena. Le radici dell'ottavo non sembrano particolarmente lunghe. L'intervento parte facendo tre incisioni, una verticale a mesiale del settimo, dopodiché si distacca la gengiva, la mucosa gengivale, dall'osso e dal dente, dalle corone del settimo e dell'ottavo e dal periosteo sottostante, raggiungendo la parete distale dell'ottavo. Qui si fa una terza incisione, che stiamo vedendo segnata già con lo scolla periosteo e adesso incisa col bisturi, che ci permette di scaricare il lembo e quindi ci permette di accedere anche alla parete superiore del colletto dell'ottavo. È importante notare quanto è valida l'incisione verticale parallela all'istmo delle fauci per scoprire quella zona di corona e di osso molto distale alla parete. Questo ci permette di isolare molto meglio il campo. Una volta caricato il lembo sotto il divaricatore a nastro, si provvederà poi a una prima lieve lussazione. Qui stiamo migliorando l'anestesia, soprattutto con un pochino di anestetico con adrenalina per diminuire anche il sanguinamento. Dicevo, una volta messo bene in evidenza il dente e caricato il lembo sul divaricatore a nastro, si provvederà a delle lievi lussazioni, sia vestibolari che linguali dell'elemento.
Come abbiamo visto, le lussazioni vestibolare e linguale non hanno ottenuto un granché dal punto di vista della mobilità dentale. Si provvede quindi con una fresa da osso a rifinire le pareti ossee intorno, a riregolarizzarle sia sul lato vestibolare e sia sulla parte distale, diciamo quasi sul ramo, come vedete, verticale della mandibola. Una volta ripulito ed evidenziato bene il dente, tolte anche quello che è possibile di tessuto di granulazione, si passa con una fresa diamantata a tagliare la corona dell'ottavo. Una volta tolta la corona, avremo disponibilità a mesializzare il gruppo radicolare e quindi a estrarlo. Come avete visto, durante l'utilizzo della turbina, nell'aspirasaliva abbiamo reinserito il beccuccio. È fondamentale questo perché laddove c'è una forte e abbondante irrigazione, indispensabile laddove si tocchi l'osso, la presenza del beccuccio permette un'aspirazione migliore, cosa che viceversa, viene invalidata, o perlomeno è invalidante laddove si debba aspirare del sangue. Nel togliere il frammento coronale, come avete visto, a causa della carie presente sulla parte rete centrale della stessa, si è distaccato un frammento. Con molta attenzione provvediamo comunque a completare la separazione della corona, che andremo tra poco ad estrarre. Una volta estratta la parte della corona, con una leva tenteremo di mesializzare il gruppo radicolare. Fortunatamente le radici non sono particolarmente lunghe o distorte e quindi la mesializzazione è stata abbastanza veloce e non ci ha creato particolari problemi.
Abbiamo provveduto poi alla pulitura della cavità ossea, al curettaggio della cavità ossea residua, in particolare nella zona mesiale della stessa inferiore abbiamo tolto un grosso frammento di granulazione, con l'aiuto l'abbiamo evidenziato, distaccato con la curetta, evidenziato con l'aspiratore e asportato con la pinzetta. Un ulteriore accorgimento, attenzione, su tutti i bordi delle pareti ossee perché non rimangano frammenti anche di piccole dimensioni di osso. Dopodiché si provvede alla sutura. Cominciamo a suturare il taglio a mesiale del settimo. Mettiamo il divaricatore lungo la linea di taglio e iniziamo la sutura della stessa.
Una volta terminata la sutura, ben si evidenziano le linee di taglio di scarico, sia quella a distale dell'ottavo, come anche quella mesiale del settimo. La sutura, come si vede, è ben riuscita, non sono rimasti spazi aperti. Questi sono i frammenti che abbiamo asportato, frammento coronale è fratturato in quanto era presente una piccola carietta centrale sulla corona. Le radici, come possiamo vedere, non sono particolarmente lunghe né tantomeno distorte. Abbiamo asportato anche del tessuto di granulazione, come possiamo vedere qui inferiormente ai due frammenti ossei e ai due frammenti dentali.